Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Se mi vedete vestita nello stesso modo dell'ultimo video è perché li sto girando insieme, chiaramente. Sto approfittando di un pomeriggio libero, nemmeno, di qualche ora libera in questo pomeriggio per girare un paio di video in modo da potermi avvantaggiare sulla programmazione. Oltretutto mi dispiace perché ho un pomeriggio di pioggia, la luce non sarà ottimale e mi sarebbe piaciuto registrare all'esterno, ma nell'arco veramente di pochi minuti da un sole che spaccava le pietre siamo passati a un temporale fortissimo. Però è uno di quei temporali estivi che profuma, perlomeno dove vivo io questo temporale era profumato di natura, quindi non mi ha dato particolarmente fastidio, ecco, anche questo cambio repentino di tempo. Ma bando alle ciance, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dei libri che devo ancora leggere, che sono nella mia libreria ad aspettarmi. Prima di iniziare, come sempre, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fai già, seguimi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! Partiamo col dire che io non sono un'accumulatrice compulsiva di libri. Vedo tanti booktuber, comunque persone che parlano di libri online, che davvero hanno delle librerie con decine, a volte anche centinaia di titoli ancora da leggere. Ecco, io non sono così. Se io avessi così tanti libri da leggere in libreria, non riuscirei a comprarne altri. Quindi diciamo che io forse sono un po' atipica, sono una grande lettrice che però legge tutto quello che compra. Se un libro non mi piace e lo abbandono, di solito lo regalo, lo vendo, insomma non lo, magari neppure lo tengo in libreria, ma anche se lo tenessi so che ho provato a leggerlo e poi l'ho tranquillamente abbandonato. Ecco, non sono una che deve finire i libri per forza, però almeno ci provo. In ogni caso mi capita, chiaramente, come vedrete adesso, di avere qualche libro che deve essere letto, però tendenzialmente quando mi accorgo che il numero comincia ad aumentare mi fermo, non compro più niente, leggo per un po' e smaltisco quelli che ho. Anche perché sono dell'idea che sia uno spreco di soldi avere dei titoli che passeranno anni prima che io possa leggere, e oltretutto se li ho comprati è perché in quel momento mi sembravano belli, mi sembravano interessanti, e se li lascio lì comprando sempre nuove cose, alla fine più passerà il tempo più mi sentirò distante da quei titoli e quindi non verranno mai letti e davvero saranno stati soldi sprecati. Per questo quindi la mia filosofia è questa. Ovviamente ognuno poi con i suoi libri fa quel che vuole, ci mancherebbe, però ecco, io sono così. Poi la mia casa non è enorme, quindi non è che posso non lo so, riempire tutta la casa di libri, non ci sono solo io, insomma, non vivo da sola, quindi cerco, diciamo, di contenermi. In questo momento ci sono alcuni titoli che ho in libreria e che ancora non ho letto. Partiamo dai più vecchi, che sono quelli dei quali mi rimprovero di più perché veramente aspettano da tanto, e sono due. Sono due titoli di Camilla Läckberg, Il bambino segreto e La strega. Dovrebbero essere tutti, questo addirittura è col cellophane intorno, ok? Dovrebbero essere entrambi libri della serie di Erika e, come si chiama lui? Erika e, ora ve lo dico, non c'è scritto, benissimo. Comunque Erika è la principale protagonista, evidentemente, visto che non lo nominano lui, comunque il suo compagno, compagno barra marito. In ogni caso, Camilla Läckberg ha scritto una serie di libri con gli stessi protagonisti che indagano in ogni libro su un omicidio diverso, comunque un caso diverso. Il fatto è che io ho letto il primo, che è La principessa di ghiaccio, e ho sempre avuto l'idea di leggerli in ordine, quindi aspettando di comprare il secondo, che in realtà non ho mai comprato, ho questi due che non so che punto della serie siano, comunque più avanti. Alla fine non li ho mai letti ed è un peccato, perché in fondo, a parte la storia dei due protagonisti che evolve libro dopo libro, in realtà ogni libro è un caso a sé. Visto che lei è una bravissima scrittrice, dovrei muovermi e leggerli perché sicuramente mi piaceranno, ecco. Gli altri libri che vi faccio vedere invece sono tutti abbastanza recenti, direi molto recenti, anche perché sto sfruttando una gift card che mi ha fatto mio marito per Natale alla Giunti, quindi ogni tanto quando vedo qualcosa
con la mia tesserina me lo porto a casa. Il primo che vi faccio vedere, che ho mostrato anche in qualche altro video, è il Buddha nello specchio, alla ricerca dell'energia vitale interiore. Sapete che il buddismo è una materia, si può dire, una filosofia, una religione, insomma, che ultimamente mi ha molto incuriosita. Ho letto anche altre cose sul buddismo, per l'appunto, e questo mi è stato proprio caldamente consigliato. È un librettino corto che spero di leggere al più presto, perché dato che altri libri che ho letto mi sono piaciuti molto, ho altre aspettative anche su questo. Altro titolo che non vedo l'ora di leggere è Le sorelle del mare del nord di Anne Prettin, libro che mi ha conquistato per la sua copertina e perché parla di tre sorelle, come siamo io e le mie sorelle, perché anche noi siamo in tre. Quindi questo è un libro praticamente che parla di tre sorelle nate vicino a questo mare del nord, ora non ricordo di preciso dove comunque, e praticamente hanno tutte preso strade diverse. A un certo punto sono costrette a ritornare a casa perché il padre sta per ricevere una medaglia al valore. Famiglia, come potrete immaginare, non troppo, diciamo, i rapporti non sono proprio armoniosi tra i vari membri della famiglia, ci sono dei segreti, ci sono delle antipatie, insomma delle vecchie liti ancora in corso, quindi non è una situazione particolarmente piacevole. Fatto sta che a questo evento si presenta questa Helen, che dice di essere una loro lontana parente, una loro parente, ma in realtà nessuno sa chi sia, e le tre sorelle devono quindi cominciare a indagare per riuscire a capire chi sia questa Helen, e questa indagine, questa loro ricerca le porterà a dover mettere da parte gli screzi e i dissidi che c'erano precedentemente, e si trovano a lavorare insieme per ritornare poi all'albergo, mi pare fosse un albergo, un hotel di cui la loro famiglia era proprietaria, dove tutto è iniziato. Praticamente quello che scopriranno dovrebbe essere un segreto che sconvolgerà poi la vita delle tre sorelle. Questo per darvi un'idea della trama. Io non l'ho letto, deve essere bellissimo, non vedo l'ora di leggerlo. Gli ultimi due libri che vi faccio vedere sono i libri che ho preso più di recente, ovvero L'estate in cui imparammo a volare di Christine Hanna. Non so se da questo libro è stato tratto un film, ditemelo voi, perché il titolo non mi è nuovo. L'estate in cui imparammo a volare, non lo so, forse mi sbaglio. Comunque la libraia mi ha detto che è tanto bello, che è bellissimo, e quindi lo dovevo comprare assolutamente, ed è la storia di un'amicizia tra due prima ragazzine, poi donne, delle loro vite in un'America che nei decenni chiaramente è cambiata, delle sfide che sono trovate ad affrontare, dei percorsi che le loro vite hanno preso e che però in realtà non le ha viste mai allontanarsi davvero. Dovrebbe essere quindi comunque una storia di amicizia tra due donne. Sono molto curiosa, la copertina mi piace tantissimo, se l'avete letto fatemi sapere se merita. E infine, ora scompaio, eccomi qua, ci sono La libreria alla fine del mondo, il mio ultimissimo acquisto. Bello, poi cortino, proprio da leggere veramente tutto in un fiato. Praticamente l'autrice Ruth Shaw, credo si dica, racconta la sua storia. Ve la leggo perché secondo me merita davvero. Allora, neozelandese, Ruth Shaw ha vissuto una vita fuori dall'ordinario. Ha navigato nel Pacifico per anni, prima nella marina, poi in solitaria. Ha prestato servizio nella canonica dell'antica Thorndon e ha assistito tossicodipendenti e prostitute del quartiere più malfamato di Sydney. È stata allevatrice, ha condotto pionieristiche campagne su questioni ambientali e con suo marito Lance ha ideato le prime vacanze ecologiche a bordo dello yacht Brexit Girl, per citare solo alcuni dei suoi lavori. Nel frattempo ci sono stati due figli, quattro matrimoni e molto molto altro. Senza mai arrendersi ai rovesci della sorte, Ruth è infine approdata sulle rive del lago Manapouri, nel Fiordland, la regione più a sud del paese, dove ha trovato la felicità. È lì che nel 2017 ha aperto la sua piccola, magica libreria. Quindi ha aperto questa piccola, piccola libreria e lei non solo racconta la sua storia e le sue avventure, ma soprattutto si concentra sulla gestione di questa libreria, dei clienti che ha, dei modi che ha trovato attraverso i libri di aiutarli, di entrare in contatto con loro. Insomma, ragazzi, io una libreria l'ho avuta, quindi lo so cosa significa. Dopo aver letto la trama, non potevo assolutamente non comprare
questo libro, e anche questo non vedo l'ora di leggerlo. Quindi, visto che sono tutti titoli recenti che ancora mi coinvolgono tanto, voglio davvero leggerli al più presto, perché voglio vivere in pieno l'emozione che mi hanno dato quando li ho presi dagli scaffali. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e soprattutto voglio sapere un numero, ovvero quanti sono nella vostra libreria i libri che dovete ancora leggere. Ovviamente parlo dei vostri, se vivete con una grande famiglia, genitori, fratelli, sorelle, eccetera, è chiaro che se siete tutti lettori le librerie un po' si riempiono, però i vostri titoli, quelli che avete comprato con l'intenzione di leggerli e che ancora vi aspettano, quanti sono? E soprattutto, cercherete insieme a me di leggere quelli che avete prima di comprarne altri? Spero di sì, perché questa penso sia anche una buona abitudine. E niente, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!